questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, martedì 9 febbraio. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda Santa Apollonia, vergine e martire. Allora andiamo a vedere subito la sua storia. Visse nel III secolo dedicandosi completamente all'apostolato. Durante un massacro di cristiani fu catturata per la sua determinazione e il coraggio dimostrato, la minacciarono di bruciarla viva. San Dionigi narra che la vergine Apollonia, temendo di non avere le forze per sopportare una simile tortura, si gettò nel fuoco di sua spontanea volontà. È il patrono dei dentisti e delle malattie dei denti. L'etimologia del suo nome deriva dal latino e significa sacra ad Apollo. E allora, dopo aver ricordato il santo del giorno, vediamo i titoli di apertura. Iniziamo dalle pagine del Centro. In apertura si parla di cronaca: primario muore dopo la corsa. San Buceto, Magnacca, 49 anni, era direttore della chirurgia vascolare. A centropagina la Brioni divorzia dal direttore creativo Mulan, pene l'addio del designer inglese. A 15 anni giù dal balcone, sulle cronache di Teramo, Sant'Omero litiga col padre, si lancia nel vuoto, è grave. Nelle cronache su Pescara, divieti da maggio, mare super sporco, estate senza bagni. Area metropolitana, Villanova di Cepagatti, allarme per il maniaco che palpeggia le donne. E poi su Montesilvano, gli operai dei rifiuti, Tradeco non ci paga e ci lascia al freddo. Di taglio alto, Grotta Ferrata, centro lager per disabili, ospiti segregati e picchiati. Milano ai minimi dal 2013, banche KO, crolla la borsa e torna l'incubo dello spread. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Regione, ecco i soldi per Ryanair, un pacchetto da 14 milioni fino al 2020 per salvare la saga. Ma servirà anche il fondo privato, alla società saranno trasferiti i beni immobili dello scalo, una mossa che può essere rischiosa. E poi a Celano, maxi discarica abusiva, 20 volte l'area del Colosseo. La procura di Avezzano, sigilli su 40 ettari di terreno, il PD attacca Piccone. Intorno a Morosini, tre defibrillatori, si continua a parlare della morte del calciatore. E poi Chieti verso l'archiviazione, l'inchiesta sul rogo, il mistero di Colle Sant'Antonio, di spalla suore multate e bottiglie di genziana distrutte. Di taglio alto, Teramo d'Alfonso, così recupereremo il castello della Monica. E a Pescara, giochi pericolosi e mascherine dalla Cina, maxi sequestro. L'Aquila, ASL, Tordera in pole position, ma la nomina può slittare. Andiamo a vedere anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Muore dopo l'intervento, tre indagati, indagine sui cardiochirurghi del Mazzini che hanno operato all'aorta un artigiano di 55 anni. A centropagina, Ryanair bussa a denaro. Il caso fondi pubblici per tenere la compagnia Pescara. Teramo il commercio, bacchetta Brucchi, promesse non mantenute sul corso via Capuani. Nelle cronache, Tortoreto, conflitto di interesse sul contributo per l'ambulanza. D'Alfonso a Teramo, entro un mese i lavori al castello della Monica. Mosciano, coca nei pressi della discoteca, 31enne arrestato. E poi ancora a Teramo, oggi l'ultimo saluto a Giacobbo. Di taglio alto, Mosciano, Sant'Angelo, anziana, sola in casa, rapinata da due stranieri. E ancora a Teramo Calcio, attesa per domani la sentenza sulla nuova penalità. A Sant'Omero, lite in casa, 16enne si lancia dal balcone. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani. Prima di sfogliare le pagine, come sempre, il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, oggi il vostro atteggiamento armonioso risulterà particolarmente piacevole agli altri. Riuscite, come per gioco, a combinare le vostre esigenze personali con quelle del vostro ambiente. Toro, confidare in cose a lungo sperimentate può essere seducente. Il pericolo a lungo andare è però quello di irrigidirsi nelle proprie idee. Cercate di scoprire approcci alternativi per raggiungere il successo. Gemelli, cercate di evitare le reazioni spontanee. Dovete aspettare perché oggi non troverete ancora alcuna soluzione definitiva ai vostri problemi. Non siatene però delusi, l'influsso fisso della Luna produce un effetto paralizzante.
Cancro, scoprirete nuove qualità di voi stessi. Se fino ad ora avete avuto paura di lavorare in gruppo, adesso dovreste rendere di più in questo campo. In questo modo potete sostenere l'avanzare di un progetto e mettere a mostra la vostra competenza personale. Leone, ora potete vivere delle situazioni critiche. Provate assolutamente a non gonfiare niente. Se reagirete con calma ed oggettività alle esperienze spiacevoli e ai sentimenti che ne risulteranno, supererete tali inconvenienti senza causare danni significativi. Vergine, conoscete perfettamente i vostri sentimenti, ma non potete rassegnarvi alla vostra irrazionalità. Il vostro intelletto sa benissimo cosa sarebbe giusto fare, ma i vostri sentimenti vi impediscono di agire in modo razionale. Bilancia. Tensioni nel vostro rapporto d'amore si verificheranno già in mattinata. Trascorrendo oggi molto tempo insieme al vostro partner, potrebbero sorgere serie controversie. Scorpione. Se già da tempo che rimandate una decisione, oggi è il giorno giusto per prenderla. Fate istintivamente la cosa giusta e quindi esistono anche buone possibilità che prendiate la decisione migliore. Sagittario, durante il lavoro non riuscite assolutamente a rilassarvi. L'irrequietezza interiore che ne consegue produce un effetto sfavorevole sul clima di lavoro. Non sfogate però la rabbia sugli altri, ma anzi cercate di lavorare su voi stessi. Capricorno, nel caso in cui in questo ultimo periodo foste stati tormentati da dubbi o non foste riusciti a giungere ad una decisione, ora potreste finalmente vederci più chiaro. Vi sentite di avere un equilibrio tale da poter guadagnare qualcosa di buono dall'esito di ogni decisione. Acquario, sul lavoro avrete molto da fare, accettate l'aiuto che i colleghi vi offrono, altrimenti non riuscirete a smaltire, gradatamente, la montagna di impegni a cui dovete far fronte. Pesci, oggi è particolarmente richiesta la vostra capacità di risolvere spiacevoli problemi. Avete modo di farlo in maniera ammirevolmente creativa, perché vi trovate nella condizione di poter accettare i vostri sentimenti. E allora iniziamo a sfogliare le pagine del centro, le pagine nazionali, si parla di politica. Lo scontro, Renzi sulle unioni civili, non cediamo, no a stralcio stepchild adoption. Da mercoledì si vota al Senato sul DDL Cirinna con lo spettro dei voti segreti chiesti da Nuovo Centrodestra. Nuovo intervento sul blog di Grillo per placare le polemiche interne ai 5 Stelle, la libertà di coscienza va considerata solo per le adozioni e i vertici del PD valutano che solo una quindicina dei 30 senatori catto dem voterà contro. In aiuto potrebbe arrivare Veridiani e i laici di Forza Italia. E poi Milano, Sala ora teme il tradimento di Sel, ma credo alla lealtà. Fratoianni, chiusa la stagione arancione, riflettiamo. Da Berlusconi, Meloni e Salvini, sì a Parisi e no a Marchini. Stefano Fassina apre a Marino, mettiamo insieme le forze per una svolta di governo alla città. E poi cambiamo pagina, l'Egitto, il giallo Regeni, il delitto di Giulio tra bugie e depistaggi, gli USA osservatori. Washington si unisce al pressing italiano sulle indagini, i genitori sentiti dal PM, nostro figlio non aveva paura. E poi ci sono stati i risultati dell'autopsia sul giovane. La replica del Cairo, la polizia non c'entra, le accuse sono inaccettabili. E a Torino il Museo Egizio gli dedica una sala, un omaggio giusto e doveroso, come lo definisce il sindaco di Torino Piero Fassino, per ricordare ogni giorno un giovane ricercatore ucciso barbaramente da chi nega e soffoca ogni istanza di libertà. I ragazzi disabili picchiati e segregati in un centro lager, Grottaferrata, i 16 pazienti presi a schiaffi e bastonati, in manette 10 addetti della struttura convenzionata. A Gorizia, minorenne partorisce e nasconde il feto e poi Bari, Lecce, l'assalto al portavalori, un colpo da
3 milioni di euro. Cambiamo pagina, alla Turchia, stage nell'Egeo, i bambini tra le vittime. La Merkel ad Ankara, dura con Putin, inorridita dai raid russi con Aleppo. Sentenza storica a Palermo, condannati 6 eritrei per traffico di esseri umani. Orrore a Mosul, l'IS giustizia, 300 persone in Iraq. Apriamo la pagina dell'Abruzzo, dove si parla del vino che brinda al 2015, anche i ricavi Citra volano 28 milioni. Per l'azienda ortonese, ottima annata, come Tolle Farnese, crescono le esportazioni soprattutto in Germania e Canada. 50 milioni per il gruppo Farnese e poi 19,5 sono i milioni per la cantina Tollo, 28 per Citra. Questi i dati del settore del vino. Il progetto Ortona, la super cantina con capitali russi, produrrà 30 milioni di bottiglie in prevalenza per il mercato estero. A regime produrrà 30 milioni, sarà nelle intenzioni degli investitori la più grande realtà della regione. Il progetto della nuova cantina di Ortona è stato presentato ieri al presidente della regione, dai soci dell'azienda d'Abruzzo e l'imprenditore D'Angelo, presidente dell'AIS Abruzzo, l'architetto Catani che ha redatto il progetto tecnico e il commercialista Felizzi. La società è partecipata da investitori russi. Di taglio basso scatta la protesta, salta il casello. Autotrasportatori contro il caro pedaggi sulle autostrade abruzzesi. Saltare un casello entrando a quello successivo o uscendo a quello prima, come protesta contro il caro pedaggi. A lanciare la proposta, rivolta in particolare agli autotrasportatori e più in generale agli utenti delle autostrade, sono le associazioni abruzzesi dei trasporti, che sottolineano come i rincari su A24 e A25 siano stati pari al 3,45% nel 2016 e il 42,88% negli ultimi 7 anni. Evidenziano come le minori entrate derivanti dall'iniziativa spingerebbero il concessionario Strada dei Parchi a sedersi attorno a un tavolo e a ragionare per raggiungere un'intesa. Di spalla si parla della Brioni. Brendan Mullan lascia la direzione creativa, un ribaltone nell'azienda di penne. Resta dedicata la situazione occupazionale e a maggio scadono i contratti di solidarietà. E poi scorriamo ancora le pagine del centro e andiamo sulla pagina dedicata a Pescara. Il lutto nel mondo ospedaliero. Giovane primario muore dopo la corsa. Francesco Magnacca, 49 anni, direttore della chirurgia vascolare alla Santissima Annunziata di Chieti, si stava allenando. Il professor Spigonardo ha dichiarato: Francesco non aveva mai manifestato problemi di salute, era un gran lavoratore, professionista esemplare, e lascia un grande vuoto. Vincenzo Salini ha dichiarato: con lui ho diviso gli anni dell'università, perdo un amico fraterno, sono stato testimone alle sue nozze e lui lo è stato al mio matrimonio. E di spalla lascia la moglie Tiziana e 2 figlie adolescenti. Scorriamo ancora le pagine del quotidiano Il Centro e si parla di inquinamento atmosferico. Il Sansificio, il sindaco firmi l'ordinanza di chiusura. Confermate le analisi sfavorevoli dei fiumi in commissione ambiente del comune. L'opposizione attacca la giunta: perché in 3 mesi nessuno è mai intervenuto? E poi vengono pubblicati anche i dati del Sansificio. E andiamo a leggere sulla polemica che ha coinvolto Pescara per diverso tempo. Perché in 3 mesi nessuno è intervenuto per bloccare il Sansificio, nonostante le analisi dei fumi emessi dall'azienda avessero fatto registrare valori al di sopra dei limiti? È la domanda avanzata ieri dai consiglieri di opposizione durante la commissione ambiente del comune, presieduta da Fabrizio Perfetto, dedicata ai problemi del Sansificio. Lo stabilimento di strada vicina Torretta è spento dal 15 gennaio scorso, ma continua ad essere nel mirino. Prima per la puzza che ha invaso Pescara per diversi giorni nel mese di dicembre, e ora per le analisi dei fumi che hanno fatto registrare ancora una volta il superamento di alcuni inquinanti. E al comune il neo direttore generale va al lavoro. Ieri prima riunione per Caputi, appena insediato nell'ente, e l'ultimatum dei sindacati sulle indennità. E poi di taglio basso l'accordo con l'azienda di trasporto: riconsegnata la strada parco via al mercato. Ieri i tecnici e il presidente dell'azienda di trasporto pubblico regionale TUA, Luciano D'Amico, hanno incontrato i tecnici comunali e il sindaco Alessandrini per la firma del verbale di riconsegna della strada parco dell'azienda al comune.
comune. Il documento prevede che l'ente torni in possesso delle aree fino alla data del 30 aprile, ma gli uffici predisporranno delle proroghe finché non verrà completato l'iter relativo al trasporto pubblico sostenibile che attraverserà l'arteria verde cittadina. E poi ancora scorriamo le pagine, bagni vietati da maggio, fuori i nomi di chi inquina. Il vice sindaco del Vecchio, la procura ha una mappa degli scarichi abusivi. Il sottosegretario alla regione Mazzocca dice ne abbiamo scovati altri 48 con i droni. Mario Mazzocca, abbiamo recuperato i 170 milioni per i depuratori, ma a pescare i lavori non finiranno prima di un anno. Enzo del Vecchio, quest'anno se escono dati sfavorevoli durante la stagione balneare, scattano i divieti fino alla fine e bisogna lavorare ora. Si parla ancora dell'inquinamento del mare a Pescara, perché se è vero che la scorsa stagione questo è stato uno delle grandi polemiche, dei grandi problemi per i balneatori, anche per l'inverno si è ripetuta la questione delle analisi sballate e quindi dell'inquinamento. Ieri c'è stato un incontro alla CNA di Pescara che ha messo insieme balneatori, regione e comune, proprio per parlare di quello che è il piano di risanamento delle acque e soprattutto di un piano di prevenzione per non buttare via la stagione balneare alle porte. Vediamo. All'avvio della stagione balneare, un countdown che preoccupa gli operatori del turismo che, dopo il caso del mare inquinato della scorsa estate, si trovano punto e a capo a causa dei valori di inquinamento che anche oggi registrano limiti elevati di batteri a causa degli scarichi abusivi accertati dal comune. La questione ora diventa regionale, proprio CNA Pescara incontra regione e comune per preparare un piano di contenimento e controllo al fine di non rischiare la stagione alle porte. Controllo sugli scarichi abusivi, la prevenzione è la prima cosa, il potenziamento dei depuratori e delle norme che siano subito attuate. Oggi ci aspettiamo veramente delle risposte concrete e quindi una politica immediata del fare. È un tema che deve entrare nella centralità dell'agenda politica della Regione. Ci troviamo a febbraio, i dati di gennaio sono negativi, non vogliamo ritrovarci in una situazione tragica come quella dell'anno turistico estivo passato, e sicuramente questa cosa, se non viene risolta adesso, ci potrebbero essere veramente delle disdette, un'immagine negativa che riverbera sull'intero Abruzzo. E sappiamo bene anche la paura in questi giorni, come è successo due anni fa, come l'anno scorso, di persone che chiedono continuamente qual è la situazione, ma non solo locali, anche turisti che cominciano a informarsi, a chiedere, perché le notizie sul web viaggiano velocemente. Si dovrà lavorare da un lato sugli impianti da realizzare per prevenire il problema inquinamento, si parla di depuratori, e dall'altro anche lavorare per migliorare e riportare in auge l'immagine di una Pescara che è stata al centro di polemiche corse anche sulla rete, quindi fuori dalla nostra regione. Questo è un aspetto di notevole importanza e sul quale bisogna rispondere con una campagna di verità. La campagna di verità si può fare nel momento in cui c'è la politica del fare e quindi ci sono risultati in base a degli interventi reali che cambino immediatamente il verso delle cose. Lavori utili e tirocini per i precari di Attiva, questa è la proposta della Regione, ma gli interinali si oppongono, vogliamo l'impiego a tempo indeterminato. Lavori socialmente utili e tirocini formativi che porteranno a una graduatoria e infine a un'assunzione di personale. Questa è l'opzione prospettata da Comune Attiva, l'azienda che gestisce la nettezza urbana in città, per uscire dall'impasse che vede contrapposti in un braccio di ferro una settantina di ex lavoratori interinali e la stessa Attiva. E sono esattamente i lavoratori che da più di un mese stanno presidiando proprio davanti al Palazzo del Comune. Andiamo avanti, si torna a parlare della morte di Morosini. È morto, ma i defibrillatori c'erano. Al processo la tragedia allo stadio, testimonia la dirigente Digos Di Giulio. La procura dice il calciatore del Livorno avrebbe potuto essere salvato, con la testimonianza del vicequestore aggiunto e dirigente della Digos, Leila Di Giulio.
entrato nel vivo il processo sulla morte del giocatore Pier Mario Morosini, avvenuto il 14 aprile 2012 allo stadio Adriatico Cornacchia a seguito di un malore accusato durante l'incontro di calcio Pescara-Livorno. Nel procedimento davanti al tribunale monocratico presieduto dal giudice Laura D'Arcangelo sono imputati con l'accusa di omicidio colposo il medico sociale del Livorno Mario Porcellini, il medico del Pescara Ernesto Sabatini e il medico del 118 Vito Molfese. Il fulcro dell'accusa, rappresentata dal PM Gennaro Varone, ruota attorno al mancato uso del defibrillatore. E poi carnevale, maxi sequestro nei negozi cinesi. Operazione della finanza, bloccati 90.000 articoli non a norma, denunciati 3 commercianti. E poi si parla di Villa Napoleone abbattuta, Verratti tra i VIP interessati. Sulla Riviera, angolo via Filzi, case di lusso al posto dello storico edificio del notaio. 6 abitazioni super accessoriate su 2 livelli realizzate da Sciarra e Sebastiani. E poi si parla di cyberbullismo, la polizia incontra i ragazzi del Galilei. Torna oggi un'iniziativa importante, Una vita da social, della polizia postale in collaborazione con il MIUR per affrontare il tema del cyberbullismo. In Abruzzo sono interessate le scuole e gli studenti delle 4 province. A pescare il progetto coinvolgerà quest'anno gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei. Lasciamo ora le pagine dei quotidiani e ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, per questo avvio di settimana, quali sono le previsioni e soprattutto le temperature? Allora, le previsioni sono in peggioramento, Francesca, la tendenza è in peggioramento perché sulla nostra regione sta per arrivare una intensa perturbazione di origine atlantica che favorirà soprattutto un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali e sud-occidentali, quindi rinforza il Garbino sul versante orientale, ma le raffiche di vento potrebbero essere davvero molto intense, soprattutto sulle zone collinari, altocollinari e montuose, nonché nelle principali valli del versante orientale, quindi le raffiche potrebbero addirittura superare i 70, 90, ma anche i 100 km orari, quindi questa è una notizia da segnalare. Perturbazione che avrà come caratteristica principale, lo dicevo poc'anzi, il vento forte, ma sul settore occidentale sono previsti degli annullamenti a partire da stasera, stanotte, nella prima parte della giornata di mercoledì, con possibili rovesci localmente a carattere temporalesco. Le precipitazioni però risulteranno più probabili sul settore occidentale, mentre risulteranno a carattere sparso, addirittura assenti sul settore orientale lungo la fascia costiera, proprio per effetto dei venti forti che continueranno a soffiare e sferzare la nostra regione almeno fino al pomeriggio di domani, Francesca. Le temperature sono previste in temporaneo brusco aumento, soprattutto sul versante orientale, proprio a causa del rinforzo del Garbino. Ma da domani comunque assisteremo a una nuova generale diminuzione perché arriveranno masse d'aria più fredda di origine atlantica, quindi le temperature diminuiranno soprattutto sul settore occidentale, ma poi ovviamente il calo si avvertirà anche sulle restanti zone della nostra regione. Un miglioramento è previsto a partire dalla serata di mercoledì, ma ancor più nella mattinata di giovedì, ma giungeranno nuovi sistemi nuvolosi, Francesca, nei prossimi giorni, perché la nostra penisola continuerà a trovarsi sotto la scia di perturbazioni atlantiche che manterranno comunque una certa ventilazione dai quadranti occidentali, quindi il vento non sparirà, non si attenuerà, cioè si attenuerà ma non sparirà e quindi continuerà a soffiare sulla nostra regione. E poi giungeranno dei sistemi nuvolosi di origine atlantica che porteranno annuvolamenti e precipitazioni soprattutto tra giovedì e venerdì. Poi bisogna monitorare per quel che riguarda il possibile peggioramento nel fine settimana, ma si tratta di una situazione ancora piuttosto incerta, per cui poi ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qua. E ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questa è la pagina ufficiale, il sito di Abruzzo Meteo, dove troverete tutti i bollettini che vengono aggiornati nel corso delle ore. Sulla destra sottolineiamo sempre le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi per vedere quella che è la situazione in tempo reale.
Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo ed eccolo qua. Troverete tutto quello che è presente nella pagina del sito ufficiale di Abruzzo Meteo e i bollettini aggiornati nel corso delle ore. Suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete delle curiosità in più. Una è la foto scattata alle prime luci dell'alba, dove vengono registrati anche i gradi, ricordiamo viene scattata da Monte Silvano. E poi troverete quelli che sono gli strumenti di rilevazione meteo utilizzati da Giovanni De Palma, con tutta la dettagliata descrizione del loro utilizzo e del significato, questo un po' per gli appassionati meteo. E poi trovate una cosa molto importante, che sono le segnalazioni degli utenti, ovvero foto e video postati sulla pagina di Giovanni, così da mettere al corrente lui e di conseguenza tutti gli utenti connessi alla sua pagina, e ne la suggeriamo proprio per cercare di viaggiare sempre informati sulla reale situazione su tutto il territorio. Giovanni, io ti ringrazio come sempre per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20. Intanto ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa. Tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo sulle pagine del centro, si parla di province, una prova di fusione tra le province di Pescara e Chieti, ieri un consiglio congiunto, Pescara e Chieti si candidano a costituire un laboratorio sperimentale per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni attribuite alle due province. Con questo progetto si vuole dare senso e sostanza al progetto di trasformazione delle province in ente territoriale d'area vasta, cioè un ente di supporto ai comuni, organizzato sulla base di territori contigui, funzionale ai bisogni e alla crescita dei comuni e soprattutto di quelli piccoli, una novità in Italia di cui si è parlato ieri nel corso della prima riunione congiunta dei due consigli provinciali. E poi cambiamo pagina, la riforma dimenticata al conservatorio si suona per protesta. Sabato il concerto gratuito di Michael Pacis Stewart contro la carenza di risorse per la formazione musicale. Andiamo avanti e passiamo alle pagine dedicate a Monte Silvano, dove c'è la protesta dei rifiuti, città sporca e operai allo stremo, la Tradeco non paga e ci fa lavorare al freddo, i dipendenti chiedono i salari arretrati da dicembre e soprattutto le tute da lavoro invernali che attendono da 4 mesi, strade e piazze sono sommerse dal pattume, la stagione più fredda dell'anno sta ormai per finire e loro aspettano ancora l'abbigliamento invernale che l'azienda dovrebbe fornirgli. Per questa ragione 43 dipendenti su 47 della ditta Tradeco, 2 di loro sono stati precettati mentre altri 2 hanno deciso di non aderire allo sciopero, ieri mattina si sono astenuti dal lavoro dalle 6 a mezzogiorno per manifestare il proprio malcontento. Gli operai, tutti appartenenti alle sigle sindacali CGL, FIA delle UGL, hanno così affollato il piazzale antistante la rimessa dei mezzi in via in zona industriale della città per far sentire la propria voce con buona pace dei cittadini costretti per un giorno a convivere con strade sporche e cassonetti stracolmi di rifiuti. Di spalla l'emergenza e nel condominio di Via Lazio torna la discarica abusiva. Di taglio basso il carnevale fuori dal comune, un pienone. Festa in Piazza Diaz per la prima edizione organizzata dall'amministrazione. È stata premiata Lara Croft. Andiamo avanti, oggi l'ultimo saluto al camionista, il ragazzo sta meglio, la comunità di Elice scossa per lo schianto mortale, il rumore è stato fortissimo, l'abbiamo sentito tutti. E poi a Monte Silvano il giorno del ricordo si svolge al liceo. Ancora un gemellaggio Montesilvano-Lahnstein, primi scambi per gli studenti, questo è il gemellaggio fatto nei mesi scorsi tra il comune di Montesilvano e quello dell'Lahnstein. E poi ladri nelle case, notata una panda, un tantam dei residenti su Facebook per i furti a Santa Teresa, l'SOS arriva al sindaco e siamo a Spoltore. E poi cambiamo pagina, palpeggia le donne in strada e allarme, la presenza di un molestatore a Villanova di Cepagatti è stata segnalata su Facebook e denunciata ai carabinieri ed eccolo qua il post dei cittadini per mettere in guardia tutte le donne sul caso e sulla denuncia in corso. La sfilata e gli spettacoli per carnevale a Francavilla, scuole chiuse e uffici pubblici aperti solo di mattina e alle 15 ci sarà il corteo, lo storico corteo per la sfilata dei carri a Francavilla al Mare. Comuni virtuosi, Francavilla non aderisce.
È stata bocciata per la seconda volta in 2 anni la mozione che chiedeva l'adesione di Francavilla al Mare all'Associazione dei Comuni Virtuosi. La richiesta era stata avanzata dal consigliere di opposizione Stefano Di Renzo durante il Consiglio Comunale di venerdì scorso e si basava sul fatto che il nuovo coordinamento di SEL, che ha deciso di appoggiare la candidatura di Antonio Luciani per le prossime amministrative, ha stabilito che l'adesione della città all'Associazione sia uno dei punti cardine del programma elettorale. Andiamo avanti, il risanamento del fiume, l'intesa tra provincia e comuni, via il contratto per salvaguardare il corso d'acqua dai rischi di esondazioni e il presidente della provincia Di Marco ha dichiarato necessario procedere alla canalizzazione degli scarichi abusivi. A Popoli la Paolini dedica un'aula agli amici tedeschi. E poi il centrosinistra è lite sui nomi a penne, c'è fermento in vista delle primarie per le prossime amministrative. A Chieti la curia in fermento, il vescovo chiude la casa d'accoglienza, Bruno Forte sospende il direttore della Mater Popoli Teatini. Spuntano le strane accuse di un ex vittima di D'Agostino. E allora perché Monsignor Bruno Forte decide dalla sera alla mattina di chiudere la casa che accoglie e tenta di riabilitare ex prostitute, ex detenuti e ragazze madri senza casa e disperate? Perché l'arcivescovo dà il ben servito a Mario Olivieri, 40 anni, direttore della Mater Populi Teatini di via Cesare De Lollis, sospeso sine die dal suo incarico. La curia teatina è in fermento per una storia che rischia di esplodere, creando uno scandalo senza precedenti. Di taglio basso il colpo al ristorante, un bottino di 11.000 euro, il raid dei ladri a Gusti dal Mare allo Scalo, portati via liquori, vino e carne, sparite anche le tovaglie. E poi lo sport, il basket dice addio a Melilla, il campione dona gli organi. Ortona in lutto. Andiamo all'Aquila, Celano, sequestrati 43 ettari, caccia con i droni ai rifiuti pericolosi. 500.000 di metri cubi di materiale sospetto, interrato negli ultimi 70 anni. Il blitz del NOE accese di San Marcello. Controlli dei carabinieri eseguiti in collaborazione con una società che lavora con l'Università di Chieti. E ieri mattina, in tarda mattinata, si è diffusa la notizia di una maxi discarica grande, 20 volte il Colosseo. Si trova proprio sul territorio di Celano e allora queste sono state le prime notizie che abbiamo nei nostri servizi. Vediamo. È stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Pescara una discarica abusiva estesa di più di 40 ettari in località Cese San Marcello a Celano. L'area, paragonabile a circa 20 volte il Colosseo, è stata individuata dal NOE di Pescara grazie alla collaborazione tecnica con Resgea SRL, un'azienda spin-off dell'Università d'Annunzio di Chieti, specializzata nel monitoraggio ambientale attraverso servizi di telerilevamento e gestione di database territoriali. Durante l'operazione sono stati utilizzati anche droni per fornire un quadro preciso e tempestivo delle attuali condizioni del sito. La consulenza tecnica di questa azienda, giunta su incarico dei carabinieri del NOE, ha permesso di individuare attraverso l'analisi multitemporale di immagini acquisite da piattaforma aerea satellitare zone usate per l'interramento illecito di rifiuti. Avendo l'intera area una storia evolutiva complessa, è stato effettuato uno studio specifico per il quale i tecnici di Resgea SRL si sono avvalsi dell'uso di immagini aeree satellitari acquisite ad intervalli irregolari a partire dagli anni 50 fino ai giorni nostri. L'approccio metodologico di telerilevamento utilizzato, associato al sopralluogo effettuato, volto a chiarire la natura e gli spessori di materiali presenti, ha permesso di individuare diversi siti precedentemente adibiti ad attività estrattive, silenziosamente colmati totalmente o parzialmente con materiale di dubbia provenienza, aree che nel corso degli anni sono state oggetto di svariati abbandoni di rifiuti direttamente sul piano campagna ed altre aree con evidenze di movimentazione di terreni e suoli al di sopra di aree utilizzate a fini agricoli. Le immagini analizzate hanno mostrato l'abbancamento di cumuli le cui dimensioni superavano i 4 metri in pianta ed hanno evidenziato la gestione ordinata delle operazioni, presumibilmente riconducibile ad aziende specializzate nel settore dei rifiuti. Inoltre l'analisi tecnica ha portato anche alla stima dei volumi dei materiali interrati senza autorizzazione alcuna, che si attestano su cifre superiori al 500.000 di metri cubi. Molti terreni oggetto d'esame in precedenza a vocazione agricola risulterebbero ora interamente corrotti dall'abbandono e dalla permanenza dei rifiuti riscontrati dall'indagine. Le indagini proseguiranno con analisi specifiche volte a chiarire la natura e le caratteristiche dei rifiuti individuati nelle zone.
Passiamo ora alle pagine di Teramo, dove c'è la cronaca, il dramma di Sant'Omero. Litiga con il padre e si butta dal balcone. Il 15enne si è lanciato dal primo piano. In nottata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a Teramo. Le indagini dei carabinieri, il ragazzo ha fatto un volo di 6 metri. Le sue condizioni sono gravi. I militari hanno ascoltato il padre per ricostruire i fatti. E poi 1000 per l'addio a Don Enrico, il vescovo. Mancherà a tutti noi. Atri la folla ai funerali del sacerdote di 72 anni, morto in un incidente stradale a Loreto. I fedeli di Casalbordino e Castellalto leggono delle lettere, era sempre una gioia incontrarlo. Passiamo ora alle pagine del Messaggero e sulle pagine del Messaggero andiamo a vedere quella che è la notizia di apertura, il caso di Ryanair, un fiume di denaro per salvare Ryanair. La regione si impegna a trasferire alla saga 14 milioni fino al 2020, ma c'è bisogno anche di 2,5 milioni di fondi privati. In aggiunta alla società saranno ceduti i beni immobili dello scalo, gioielli di famiglia esposti a rischio fallimento. Si è parlato di ricapitalizzazione ieri, perché se è vero che da una settimana il caso in questione è quello della dipartita della Ryanair con il taglio di tantissimi collegamenti, la regione ha presentato quello che è un piano strategico per cercare di trovare i fondi che sono necessari per poter garantire ancora la base di Pescara per il collegamento con Ryanair. Allora 3 sono i punti fondamentali presentati ieri dal consigliere con delega ai trasporti Camillo D'Alessandro. Ascoltiamo. Se il caso Ryanair a Pescara ora ruota attorno alla possibilità di destinare una somma superiore ai 2 milioni e mezzo di euro da parte della Regione, cifra insufficiente per mantenere i collegamenti che erano valsi quasi 600.000 utenti in Abruzzo, oggi la proposta della Regione si concentra proprio su quelle norme da interpretare e applicare. E così, dopo riunioni e consigli di amministrazione, il consigliere delegato ai trasporti D'Alessandro presenta i 3 punti sui quali la Regione ha deciso di concentrare la propria strategia di salvataggio. Innanzitutto una legge regionale pluriennale che presenteremo in uno dei prossimi consigli, che consente un finanziamento stabile all'aeroporto e non a singhiozzo. La seconda legge, la ricapitalizzazione della saga, conferendo beni immobili, che consente di raggiungere un obiettivo che ENAC chiede all'aeroporto per poter operare. La terza iniziativa, che ha carattere più politico istituzionale, riguarda il lavoro che stiamo facendo in regione e in Europa, nonostante ci siano chi di cognome fa aiuto ma non aiuta la Regione Abruzzo per superare anche dei vincoli imposti dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, cioè non si può più finanziare come prima. Trattative in corso, come annunciato dal capo di Ryanair, la volontà è di trovare una soluzione che metta tutti d'accordo e questa soluzione richiede denaro e soprattutto poco tempo, la scadenza è a ottobre. Ma non hanno dato una scadenza fissa, però noi subito dobbiamo rispondere con questi atti e dimostrare loro che c'è la disponibilità per altri operatori privati che vogliono accompagnare l'intervento della Regione. Dopodiché c'è un piano industriale che va avanti e che noi stiamo finanziando nella legittimità, perché ricordo che noi 2 volte siamo intervenuti finanziariamente su Saga, tutte e 2 le volte non abbiamo avuto Corte Costituzionale che le hanno dichiarate illegittime, quindi perfettamente nella norma. Così vogliamo continuare a fare, sapendo che ci sono questi vincoli insuperabili. Sul caso Ryanair ieri ha parlato anche il centrodestra, gli esponenti della regione hanno parlato di quella che è una grandissima preoccupazione, come vediamo anche dalle pagine del Messaggero. L'opposizione accusa abbiamo ascoltato troppe chiacchiere. A parlare c'era anche l'ex assessore regionale al turismo Mauro Di Dalmazio, che ha parlato dei rapporti con la Ryanair della giunta Chiodi e dell'importanza della compagnia irlandese, che proprio non deve lasciare la base di Pescara. E allora queste sono state le dichiarazioni che abbiamo raccolto, vediamo. Il centrodestra vuole chiarire subito un punto sulla questione aeroporto d'Abruzzo. La volontà non è quella di criticare, ma di adoperarsi per trovare soluzioni che evitino la dipartita del colosso Ryanair per le inevitabili e dannose ricadute su tutto il tessuto economico. Prova ne sono i dati di un'indagine pubblicata dall'Università d'Annunzio nel 2012.
emerge un dato di, adesso vado con un ricordo spannometrico, di circa 700.000 euro a settimana di indotto, mi sembra, direttamente collegato all'aeroporto. Ora l'aeroporto e le tratte, bisogna ragionare sul discorso dell'incoming, dell'incoming turistico, dell'incoming commerciale, ma anche del valore in sé che ha l'infrastruttura, anche come impatto sul territorio e ricadute sul territorio e posti di lavoro. Per dire che ogni volta tutti quegli sforzi che abbiamo fatto, anche da un punto di vista finanziario, 4-5 milioni di euro all'anno, erano degli investimenti straordinari. Non dei costi, degli investimenti straordinari che chiaramente pesano da un punto di vista di bilancio, ma che danno ritorni territoriali incredibili, e questa è la logica sulla quale bisogna continuare a lavorare. L'intervento dei privati, questo è il focus secondo il centrodestra, che spiega come già nel corso della giunta Chiodi fossero stati necessari numerosi incontri con il capo Ryanair, Michael O'Leary, per giungere poi ad un accordo che rendesse l'Abruzzo uno scalo capace di toccare rotte europee e internazionali come nel caso del Canada. Lo sforzo economico dovrà fare il sistema Regione Abruzzo in tutte le componenti istituzionali, economico-sociali, perché altrimenti la prospettiva futura non c'è. Nel medio periodo, nel breve medio periodo, è impensabile poter mantenere un aeroporto senza le rotte Ryanair, pensando di sostituirle con altri vettori, perché è un processo lungo, costoso, senza certezze alcune, e quindi stiamo parlando di un vettore talvolta anche, come dire, ostico nella trattativa, io ne so qualcosa, ma di un vettore che ha una dimensione internazionale che assicura i numeri. Oggi l'aeroporto di Pescara ha bisogno di questi numeri per continuare a esistere nella sua dimensione infrastrutturale, per avere una prospettiva di sviluppo. Ancora sulle pagine del Messaggero, l'Accademia rifà il trucco al museo. La convenzione, le belle arti cureranno la scenografia del Cascella, è un itinerario dedicato al maestro. E poi continuiamo a sfogliare le pagine dalla Cina con pericolo. Maxi sequestro di mascherine e giochi. 90.000 pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza erano privi di marchio CE, contenevano materiali nocivi. È un'operazione denominata Carnevale, molte denunce, la merce prelevata nei bottegoni di Pescara e dintorni alla vigilia del martedì grasso. E poi una nota, il Ruio Ritmo Pescarese a Sanremo, che musica il batterista dei DR Jack, difende i colori dell'Abruzzo al festival Fate il Tifo per Noi, festival che inizierà proprio questa sera. Intorno a Morosini, tre defibrillatori, la testimonianza della dirigente della Digos, Leila Di Giulio, al processo per la tragica fine del calciatore del Livorno. I primi soccorsi dopo 20 secondi, una deposizione che mette un punto fermo nella ricostruzione dei fatti. Il mancato utilizzo degli apparecchi è causa del decesso, secondo la perizia, la sbarra, i medici delle squadre e del 118. Sfilata di testi per il partito dell'acqua, anche ce n'è multe tra le spese folli del lato. Sfilano i testimoni della difesa nel processo, il cosiddetto partito dell'acqua all'interno del lato, l'ente di ambito dell'acquedotto. Gli 11 imputati, tra i quali l'ex parlamentare ed ex presidente del lato Giorgio D'Ambrosio, il docente della facoltà di scienze manageriali Luigi Panzone, gli ex sindaci di Montesilvano Pasquale Cordoma e di Francavilla Roberto Angelucci, devono rispondere a vario titolo di corruzione, abuso d'ufficio, peculato, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, distruzione di documenti e truffa ai danni dello Stato. E poi l'ultimo viaggio di Arca e Cristina, domani il rientro in Polonia delle salme, questo è in riferimento alle due vittime di via Tibullo, dell'omicidio, del duplice omicidio in via Tibullo. Di taglio basso, ex Merkel, l'azienda non risponde ma smonta la fabbrica. A Tocco sono rimasti solo 27 operai e il sindaco Lattanzio dice: con l'ingresso del gruppo Wilton avevamo sperato. Andiamo avanti e scorriamo, andiamo alla pagina dell'Aquila, le pagine dedicate all'Aquila. Sottoservizi, stop ai lavori da Benedetti, la proposta shock. Il presidente del Consiglio Comunale dice: la priorità è far rientrare le persone. Di Benedetto, della GSA, non commenta. Frattale dice: opera migliorabile ma serve.
Nel 2007 sarà ok l'asse centrale, non si può vivere in una laguna, nel 2017 in una laguna cambogiana. E poi la del principe resta sospesa per un anno dai pubblici uffici, questa la Cassazione, la dirigente del comune dell'Aquila, Patrizia Del Principe, resta sospesa per un anno da pubblici uffici, lo ha stabilito la Corte di Cassazione di Roma, che in linea su quanto deciso a fine ottobre il Tribunale della Libertà dell'Aquila ha respinto la richiesta finalizzata a ottenere la revoca del provvedimento disposto dal giudice per le indagini preliminari nell'ambito dell'inchiesta su tangenti nei traslochi, nonché un tentativo di condizionare a suo favore un concorso del 2014 per la copertura del posto di direttore del Centro Servizio Anziani ex OMPI. E poi andiamo avanti, sempre sulle pagine del Messaggero, gli ospedali, ecco dove andranno i reparti. Sanità si tratta sul piano di riorganizzazione che applica le linee guida dettate dal decreto del ministro Lorenzin. Per il San Salvatore sarebbero previste, al netto di molte dolorose cancellazioni, 28 unità operative complesse. E al tavolo regionale delle trattative l'ASL provinciale siede senza direttore generale. Per il manager, nuovo slittamento, Tordera arresta il candidato favorito. Si parla ancora della nomina, la decisione era attesa oggi, ma D'Alfonso è impegnato a Bruxelles. E poi per noi con Salvini, vestiario trovato all'autoparco, un fatto gravissimo. Di taglio basso accesso al fondo unico spettacolo, il TAR dà di nuovo ragione all'ATAM. Potrebbe essere nominato il commissario ad acta, la vertenza intimato dai giudici al Ministero di riconsiderare la domanda per i 250.000 euro entro il 15 febbraio. E poi la terra dei fuochi a Celano, il NOE scopre una mega discarica. Si tratta di 40 ettari di immondizia considerata altamente inquinante. Le indagini con droni e specialisti, si parla della nuova bomba ecologica. Scattato il sequestro, ora cominciano i rilievi e le analisi specifiche. Una terra dei fuochi anche a Celano. Il nucleo operativo ecologico di Pescara, in collaborazione con i carabinieri di Celano, coordinati dal maresciallo Pietro Finanza, hanno sequestrato una mega discarica abusiva. È stata la procura di Avezzano, il PM Maurizio Cerrato, a ordinare il sequestro di più di 40 ettari di terreno che si trovano in località Cese San Marcello, a fianco all'ex aeroporto, area in cui è presente una discarica chiusa nel febbraio del 2015. Acquistato a mille idee il biglietto da 500.000 euro ad Avezzano. E poi di spalla strani malori nel carcere di Via Lamaccio, un mistero a Sulmona. È un piccolo mistero, ma neanche tanto, perché secondo la UIL penitenziari quelle emicranie denunciate da molti degli agenti addetti alla sala regia del carcere di Via Lamaccio di Sulmona sono da attribuire a una serie di fattori: troppe onde elettromagnetiche concentrate in una stanza di 30 metri quadrati senza luce naturale e senza ricambio di aria. E poi i tecnici pronti a defilarsi in salita le trattative per comporre la nuova giunta. Sulmona tuona l'opposizione. Il sindaco ci faccia sapere cosa sta accadendo e abbia la dignità di dimettersi. E poi assolti i carabinieri del ROS, sono aquilani e marsicani, si parla del traffico di droga. Andiamo avanti e apriamo la pagina di Chieti, perché qui si parla della discarica dissequestrata, un rogo senza colpevoli, una bomba ecologica e i rifiuti bruciati lasciati sul terreno. E si torna a parlare di Colle Sant'Antonio, l'archiviazione all'orizzonte per l'inchiesta del PM Falasca sull'incendio doloso. E senza controlli ora si rischia che l'area torni ad essere una pattumiera abusiva. E poi andiamo avanti, andiamo alla pagina di Ortona. Attentato incendiario contro l'autoscuola, allarme nella notte in via Don Bosco. Per applicare le fiamme il piromane utilizza la benzina, sedie distrutte e pareti annerite. Avvertimento, vendetta o ragazzata, indagano i carabinieri, solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco evita danni ingenti. Il proprietario dell'attività racconta di non aver mai ricevuto minacce. Ad Ari, rifiuti pericolosi, la foresta sequestra un'area. E poi si parla del Castello della Monica. Andiamo a Teramo, l'opera faro per la regione.
patto d'intesa tra D'Alfonso e Brucchi, finanziamento di oltre 2 milioni e il governatore dice tempi rapidissimi, i cittadini saranno i primi controllori. L'appalto affidato alla ditta Rinaldo Falasca dal governo arriveranno 600.000 euro. Questo è un'opera di recupero, i locali di Viale Crucioli faranno parte del pacchetto dell'operazione sui beni monumentali per la città. E proprio ieri c'è stato l'incontro tra il governatore regionale e il sindaco di Teramo e allora ascoltiamo quali sono state le dichiarazioni. Dal momento in cui c'è stata data conferma del finanziamento noi abbiamo davvero corso e io ringrazio gli uffici perché davvero hanno fatto l'impossibile, che abbiamo chiuso tutti i PISO entro il 31-12, compreso il Castello della Monica. Abbiamo l'impresa aggiudicataria, che è l'impresa Fracassa, che è un'impresa valida, solida, e questo è anche importante. Questo devo dire che insomma su questo finanziamento hanno, come dire, collaborato un po' tutti, perché io mi ricordo che fu Venturoni la prima volta a iscriverlo nella, diciamo così, fra i progetti del nostro territorio. C'è stato anche un emendamento da parte dell'opposizione, Chiodi, Di Dalmazio, Di Ignazio e Gatti, e poi insomma il finanziamento, 2 milioni e 100. Il Ministero adesso ha aggiunto 600.000 euro quest'anno nella finanziaria, è chiaro che queste 600.000 però sono state destinate alla sovrintendenza. Ora questo spero che non sia un problema e me lo auguro, insomma, nel senso che se si troverà una collaborazione, come credo che si debba trovare, con questi 600.000 euro noi abbiamo la possibilità di chiudere, come dire, il lavoro sul Castello della Monica. Perché noi come priorità avevamo messo il Teatro Romano, però poi sono arrivati questi Castello della Monica, siamo contenti, anche se io aspetto ancora che il Ministro venga a Teramo a portarci la notizia del 1,5 milioni di euro che serve per il Teatro Romano, che è un progetto che noi non abbandoniamo. Adesso ci sono gli aspetti tecnici, quelli formali, i documenti, i vari aspetti formali, però diciamo che l'impresa è pronta, noi siamo pronti. Quindi i lavori partiranno a breve per un recupero importante, anche perché si conclude un discorso antico, nato con Chiodi e con Di Dalmazio assessore, cult, con il recupero del Castello della Monica, noi chiudiamo quel percorso urbanistico, culturale, architettonico all'interno della città. Apriamo già ora la pagina dello sport, torniamo sulle pagine del centro e iniziamo dalla Serie B. La Padula pensa al Perù, Sebastiani valigia l'Italia, il bomber dei due mondi. La punta riflette sull'offerta del CT Gareca. Se accetta subito salta la gara di Terni. Giornali sudamericani fiduciosi per il sì. Citate fonti vicino alla federazione. Il presidente ha dichiarato: ci sono pochi calciatori come lui, io penso che meriti la maglia azzurra. Comunque è una decisione sua. E Coda si allena, è disponibile per venerdì. Di taglio basso, Margiotta, la Papenza, c'è esperienza irripetibile. L'ex biancoazzurro ha vissuto una vicenda simile col Venezuela, ma io soffrivo i viaggi in aereo, dichiara il calciatore. Ora parliamo di Virtus Lanciano, Virtus in rosso, i conti del Lanciano. Nel bilancio 2015 3 milioni di perdite. Impennata della situazione debitoria della società, l'amministrazione dice soldi freschi o liquidazione. Esposizioni tributarie per 3.758 milioni verso le banche, 1,5 i fornitori, 1,6 i costi del personale superano i 5,3 milioni di euro. E Maio Junior dichiara: sì, ci sono delle richieste, vedremo il vicepresidente e le trattative, se ne occupa mio padre, il sindaco chiede serietà e chiarezza. E poi l'intermediario tra Maio e Bisogno è il DS Galigani, nuovi contatti, la trattativa sembra in addirittura d'arrivo e potrebbe essere conclusa prima di Lanciano-Modena. Il dirigente ex Pescara e Chieti entrerebbe nell'organigramma, Leone è in uscita. E poi andiamo avanti, sempre sulle pagine del centro, la Serie D, le abruzzesi del Girone F, Paris, Avezzano vinci altrimenti non ti pago. Il presidente biancoverde conferma Lucarelli e chiede il riscatto con i Monticelli. Il tecnico del Chieti, Marino, dice buona la prima, San Nicolò in campo sabato. Ora ci spostiamo sulle pagine del Messaggero, sempre dedicate allo sport, e anche qua iniziamo dalla Serie B. E allora il Lanciano, Bisogno,
incontra I Maio. Si parla dell'imprenditore campano presentato dall'ex DS Galigani. Il suo avvocato ha dichiarato i precedenti penali estinti dall'indulto. L'acquirente ottimista, siamo ai dettagli, e Rizzo affiancherà Maraiulo in panchina. E poi ancora il bomber Petrella a Teramo, ora speriamo nei punti in più. Si parla di Lega Pro e a dirimere la querela sulla migliore posizione in campo di Petrella ci pensano proprio il giocatore di Prato La Peligna. So che molti si interrogano su quale sia il ruolo in cui rendo meglio, spiega il 22enne. Per me l'importante è giocare, non fa differenza se da esterno o da seconda punta. Devo trovare minuti e gol, queste sono le cose che mi interessano di più. E il bomber Petrella proprio ieri ha parlato di quelli che sono stati i suoi risultati e della situazione del Teramo. Vediamo. All'inizio un bel mago nello stomaco, dopo piano piano ci siamo sciolti e poi è arrivata la partita e quando comincia la partita non pensi più a niente, pensi solo a fare bene. Chiaramente la classifica la vediamo spesso, anche perché abbiamo passato un periodo difficile. E i punti, se ce li ridanno, questo non lo so, e a noi fa solo piacere. Però comunque adesso la classifica è diversa, adesso la classifica dice che siamo a 5 punti sopra i play-out ed è quella la cosa più importante adesso come adesso. Sicuramente la forma fisica è una gran parte della buona riuscita di questa stagione, perché ho avuto tanti problemi che non mi hanno mai fatto entrare in condizione come volevo e che hanno frenato un pochino la mia crescita. Adesso comunque è un bel po' di tempo che non mi fermo per un lungo periodo e di conseguenza questo si vede in campo. Per il resto anche il minutaggio mi ha dato una mano, perché quando giochi poco è difficile comunque trovare continuità e fare bene. Quest'anno sto giocando di più e sto trovando proprio questa continuità e anche gol che fanno sempre piacere. Sinceramente non avendola mai fatta, quindi non so proprio di cosa si parla. È chiaro che per un ragazzo di 22 anni è sempre un'opzione importante quella di salire di categoria, quella di crescere il prima possibile. Io ci ho messo un pochino di più anche perché ho avuto tanti problemi, però quest'anno sto trovando continuità, i gol, e sto anche facendo buone prestazioni, quindi spero di arrivare in categorie superiori il prima possibile, se avrò la possibilità. Ora parliamo anche di L'Aquila Calcio. Gori smentisce nessun contatto con L'Aquila. Per la prima volta l'imprenditore toscano chiarisce la sua posizione. Sempre per la Lega Pro, il colosso dell'Acciuri Graziella Group, base ad Arezzo e guida dell'ex calciatore Gianni Gori, non ha alcun interesse nel sostenere L'Aquila e molto più in generale di entrare nel mondo del calcio. Il nome dell'azienda, una delle più importanti nel panorama nazionale e non solo, era filtrato nei giorni scorsi all'indomani dell'interessamento di un gruppo di dirigenti, imprenditori, per rilevare una percentuale delle quote societarie. Non ho interesse a entrare nel calcio, qualcuno sta utilizzando in modo improprio il mio nome. E ancora per Dirty Soccer, sempre sull'Aquila, nel frattempo ieri mattina gli avvocati Tortorella e Celani hanno presentato regolarmente nei termini il ricorso d'appello sulla sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha inflitto 13 punti e 150.000 euro di ammenda alla società per il caso Dirty Soccer. E allora con lo sport, come sempre, concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci, ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle ore 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani puntuale alle 7. Buona giornata.